Mariani Pompeo nasce a Monza il 9 settembre 1857. Figlio di Martino Mariani e di Giulia Bianchi, cresce in una casa di Borgo Como, nei pressi della chiesa di San Biagio. La madre Giulia, figlia del pittore Giosuè Bianchi, era sorella del più famoso Mosè. A Milano viene introdotto nei circoli culturali del tempo, la pasticceria Cova e la Scala. Conosce Gaetano Braga, Arrigo Boito, Luigi Conconi e Vespasiano Bignami. Si dedica alla musica e disegna caricature. Nel 1878 prende in segreto lezioni di pittura da Eleuterio Pagliano. Lo zio Mosè intercede per lui presso la famiglia che non lo voleva dedito all'arte, e lo sollecita a lavorare all'aperto nel parco di Monza. Nel 1880 compie un viaggio in Egitto, riportandone dei lavori che susciteranno interesse e anche un buon successo commerciale, dando inizio alla carriera del pittore. I lavori saranno presentati alle esposizioni dell'Accademia di Belle Arti di Brera nel 1881 e 1882. Nel 1883 frequenta Genova, ospite della sorella Anna Mariani Pitschaider a Palazzo Doria, dove esegue una serie di dipinti fra cui Saluto al sole morente, che vince il premio Principe Umberto nel 1884. In quegli anni stabilisce il suo primo studio di pittura nella Villa Keller a Monza, continuando anche a lavorare nel parco con lo zio Mosè ed il cugino Emilio Borsa. Di questo periodo sono anche numerosi ritratti che rivelano la grande abilità tecnica raggiunta. Nel 1885 espone a Parigi e a Londra. L'anno successivo muore suo padre e l'artista si trasferisce con la madre nell'attuale Via Volta. Dedicandosi inoltre alla ritrattistica, esegue dipinti per la borghesia e la nobiltà milanese. Viene infine incaricato del ritratto del re Umberto I, dal 1890 soggiorna a Gignese, sopra il Lago Maggiore, con lo zio Mosè Bianchi, dove dipinge soggetti di paesaggio con molto successo. Frequenterà anche Zelata, vicino a Bereguardo, dove ritrarrà numerosi soggetti venatori, le mondine e i paesaggi lacustri. Nel 1890 espone a New York e nel 1893 a Chicago, ottenendo notorietà anche oltreoceano. Dal 1898 comincia a frequentare Bordighera, dove poi vivrà nei suoi ultimi anni, e qui incontra la cantante lirica Marcellina Caronni, che diventerà sua moglie nel 1906. Mariani Pompeo si spense a Bordighera il 25 gennaio 1927.